C'è un portale che non ho usato ancora. Devo provarlo, devo testarlo. Per la gloria di Ethereum. Salve, creature nefaste. No, aspetta, aspetta, fammi salire prima. Aspetta! Valsa la pena imparare questa magia. Ne è valsa veramente, veramente la pena. Però, per carità, finché un posto si chiama Castello D, ma non mi dà mica fastidio, cioè, figurati. Bellissima sta trappola. Bellissima. E chi ci ha pensato che dietro era vuoto? Stupenda. Oh no. Scusa, ma ho visto della luce iridescente viola che mi superava. Salve, non vi ho visti. Non mi colpire. Oh, nel culino, per poco. No, 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 nulla che mi segui. No, no, tranquillo. Amico, no, 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 non ti devi preoccupare. Sta giù. Sta lì, guarda, non succede niente. Cazzatissimo lui. E chi l'avrebbe mai detto che non si può aprire da questo lato? Non avrei mai immaginato. Non c'è una porta su Dark Souls. È chiusa. È chiusa. Due leoni, li abbiamo visti prima. Sarà una battaglia molto complessa quella, ma non credo che l'affronteremo. Ma noi sappiamo che qua c'è una boss fight importante. Sappiamo che c'è un boss grosso qui. In teoria è il più forte dei semidei. Si trova qui. Radahn, figlio di Pdor. Muro invisibile? Muro invisibile? Muro invisibile? Ci ho provato? Level design, esatto. Siamo qui per il torneo. C'è Alexander. C'è una signora. Potrebbe essere la tizia con cui parlo io, ma mi sembra difficile. C'è anche Blade. Sono tutti quanti qua, in questa zona. Però il level design mi impone di sconfiggere prima i due gattoni. O comunque di esplorare meglio il castello prima. Allora, loro non possono salire. Quasi quasi utilizzare questa cosa qui per bombardarli, che dite? Credo che mi stiano raggiungendo. Non possono salire, giusto? Level design. Oh no. Non mi fa targettare. Oh no, ok. Sei un giocatore che affronta nemici melee? Stolto. Usa anche tu gli incantesimi di Scinti in pietra. E facilitati la vita. Attenzione, l'utilizzo degli incantesimi di Scinti in pietra potrebbe non facilitarti effettivamente la vita. Che poi potevano passare in realtà. Potevano raggiungermi volendo, eh. Passavano di qua, salivano e mi raggiungevano. Stolte creature. Ti sto rompendo casa, Radahn. Che fai? Eh? E mo? Facciamo un livello e prima della fine della live facciamo Radahn. Ci proviamo. Ho colpito il cavallo. Ho capito, però, cioè. Ho capito.
Ma perché prima mi ha one shottato? Scusa! Ma si fa dei danni normalissimi! Non capisco! Cos'è quella cosa? È Sephiroth. Raga, è Sephiroth. Sephiroth! Non ti colpisco se non ti muovi! In realtà sì. Uccello del rito della morte. Cos'è quell'effetto? È nuovo! Non vedo. Tanto per cambiare. So cos'è! Sono fiamme nere! Lo attacco. Ma è Senbonzakura! È Senbonzakura Kageyoshi! Aiuto! Ichigo! Aiuto! È Senbonzakura Kageyoshi! Blu però, blu. Mi piacerebbe vedere quello che fa il boss, ma è impossibile. Mi piacerebbe tantissimo poter vedere quello che fa il boss, ma... È una boss fight stupenda. Comunque me ne sono accorto adesso, nelle sue ali ci sono dei cadaveri con... Tipo, messi così con delle spade o qualcosa del genere. Sapete che si può usare il gigante per attaccarlo? Per farlo colpire al gigante? Dici, come l'ho scoperto? Ha perso vita e io non l'ho colpito. Ragazzi, non mi lamento del boss. Mi lamento che ogni volta che rollo prendo una pietra. Devo guardare dove vado. Ma dove vai? Ma che farai quest'estate? Non vedo. Ma se usassi l'arena per batterlo, no? Quindi lo faccio incastrare lì. Secondo voi, eh? No, perché poi lui mi brucia il culo col ghiaccio. Che, per chi non lo sapesse, brucia comunque. Veramente non è incastrato, io stavo scherzando. Io stavo scherzando comunque. Ma va bene comunque, vuol dire. No, no, torna lì, cucciolo. No, 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 tranquillo. A me va bene pure se stai lì, non ti preoccupare. Scusa, non lo faccio più. Non vedo, non vedo. Bella lì. Non so come è andata. Non riesco a usare la zampa di gallina. Bello. Bello, ho giocato un po' male io. L'arena non aiuta, eh. L'arena purtroppo non aiuta granché. Facciamo questo try. Ah! Volevo fare il figo e stavo morendo sulla spiaggia. Che ci condurrà quello che tecnicamente è il più forte dei semidei. Quindi, ok. Colui che ha fatto smettere le stelle di muoversi per quanto forte. Un esserino molto interessante. Radahn, il flagello celeste. Beh, non mi ha one-shotato. Ma è sul cavallo! Con che coraggio è sul cavallo! Che figo sei! Ti prego, non mi one-shottare, voglio goderti un po'. Non mi one-shotta! Ragazzi, quanto è figo! Però quel povero cavallo, lascialo in pace! Dai, con che coraggio! Povero cavallo! La magia della scintilla in pietra nel culo. No, non mi colpire, Radahn. Mio signore, stavo scherzando. Blade, tanca. Ma? No, ho perso un'occasione stupenda.
Si è lanciato come un meteorite. Bevo, adesso mai più. Ora. Bevo questo. Perché ridurrà il danno a livelli allucinanti. Esatto. Ma come sono bravo. Quanto sono bravo ai giochi. Quanto. Che cos'è? Radan, per l'amor di Dio, smettila. Fido le cure. Posso evocarne ancora? Ancora! Venite, guerrieri! Aiutatemi! Come pace, sape, pace se è morto. Ma sono già morti. Sono già morti. Ok, la fase 2. La fase 2 è terrificante. Terrificante. Mi spiace soltanto per il suo cavallo, raga, comunque, veramente. Avete visto quanto è grande Radan e quanto è piccolo il suo cavallo? Non era una battuta sul pene, cioè anche, però era principalmente riferito al cavallo sotto di lui. Anche questo sembrava sul suo bene, ma non intendevo quello. Comunque, grazie mille per avermi seguito. Ci vediamo domani in live. Vi auguro una buona serata, una buona cena. A domani. Ho detto 4 volte a domani. Ciao, ragazzi.